Tutti spero abbiate trovato qualcosa che vi piace nei romanzi che ho consigliato. Se proprio non avete trovato niente, beh, forse il romanzo che vado a consigliare oggi vi può interessare. Quindi oggi consiglio Una per i Marfi di Linda Mulloy Hunt, che ha vinto il premio Strega nella categoria più 11 nel 2020. Carly è una ragazzina e vive a Las Vegas. Non piange mai perché a Las Vegas piangere è roba da stupidi. Non piange nemmeno quando si trova in una stanza piena di lividi nel Connecticut con sua madre in coma. Quindi la ragazza viene data in affido temporaneo a una famiglia, i Murphy. Ma i Murphy non sono adatti a lei, che i vestiti li va a comprare nei cassonetti dell'Esercito della Salvezza. I Murphy sono troppo carini, troppo precisi, troppo perfetti. Pian piano però Carly riuscirà ad abituarsi a questa nuova normalità. Sarà un po' per il fatto che prova tanta simpatia per i figli di Murphy, oppure per il fatto di andare a scuola e avere un'amica come tutti gli altri ragazzini della sua età. Carly riuscirà a capire che non sempre verrà accettata, ma che può almeno provarci. Riuscirà a diventare la migliore versione di se stessa e riuscirà a imparare cosa significa veramente essere amati. Inoltre riuscirà a diventare l'eroina di qualcuno. Voglio leggervi una frase molto bella. Eccola qua. Io credo che ci voglia un sacco di forza per permettere a qualcuno di aiutarci. È più facile rinchiudersi in se stessi. Ci vuole forza per affrontare le cose che ci fanno paura. Credo che sia stato uno dei libri, no, anzi, il libro in assoluto che mi ha fatto piangere di più. È un libro davvero commovente, tutto è commovente, ma la parte finale, che è tragica, mi ha fatto davvero piangere, ma davvero, non sto scherzando. Mi ha fatto provare tanti altri sentimenti. In questo libro c'è tutto, tutto quello che il lettore può desiderare. E se volete piangere come me, oppure volete che il vostro viso si dipinga di altre emozioni, beh, questo libro fa per voi. Ciao!